Buongiorno ragazzi, oggi parleremo dei sistemi di secondo grado, sistemi di equazioni. Allora, vi ho riportato un esempio. Abbiamo un sistema con queste due equazioni. Ci ricordiamo innanzitutto il grado di un'equazione. La prima equazione ha la prima x di primo grado, la y di primo grado e poi c'è una x di secondo grado. Quindi diciamo che questa equazione è un'equazione di secondo grado. Invece la seconda equazione, come vedete, è lineare, cioè vuol dire che tutti gli esponenti delle incognite sono di primo grado, quindi è un'equazione di primo grado. Allora, il grado del sistema, scriviamolo, allora il grado del sistema è dato dal prodotto dei due gradi. Quindi il grado del sistema è uguale a 2 per 1, quindi è uguale a 2. Quindi diciamo che questo sistema è di secondo grado, d'accordo? Per risolverlo come si fa? Beh, noi possiamo utilizzare uno dei tanti metodi che conosciamo per risolvere un sistema. Quello che utilizzo adesso è quello per sostituzione. Quindi cosa facciamo? Da una delle due equazioni ci ricaviamo un'incognita. Ora, per esempio, in questo sistema conviene ricavare l'incognita dall'equazione di primo grado. Quindi, per esempio, da questa equazione qui io mi ricavo la y, quindi dico che y è uguale a la x e il 2 li porto a destra, quindi cambiano di segno, meno x meno 2. Ora che cosa faccio? Ogni volta che io avrò la y nell'altra equazione, al posto della y andrò a sostituire questo valore, quindi meno x meno 2. Quindi farò 2x meno 3 che moltiplica meno x meno 2 uguale x quadro. Ora, che cosa faccio? Questa seconda equazione qui sostanzialmente per il momento rimane fissa, cioè non ho nient'altro da risolvere qui. Ho ricavato un'incognita, non posso fare nient'altro. Quello che faccio adesso è risolvere la prima equazione, perché come vedete era prima un'equazione in xy, ora qui la y è scomparsa, quindi diventa un'equazione ad un'incognita di secondo grado che sappiamo risolvere. Quindi risolviamo questa, abbiamo 2x più 3x più 6, portiamo da quest'altra parte l'x al quadrato che diventa meno x al quadrato uguale 0. Ora quest'altra qui, anziché, vabbè, dovremmo riscriverla, riscriviamola, y uguale meno x meno 2 e ce la portiamo dietro così per il momento. Quindi continuiamo, quindi questa ordiniamola, la prima, meno x al quadrato, poi ho 2x più 3x fa 5x, 5x più 6 uguale 0. E questa qui in teoria la dobbiamo riscrivere, meno x meno 2. Ora risolviamo un attimino soltanto questa, la prima equazione, quindi x 1 2, siccome è di secondo grado troverò due soluzioni, ok? Al massimo due soluzioni, quindi meno b meno 5 più o meno b al quadrato, 5 per 5 25, meno 4ac, ma adesso ho segni più e meno che fa meno, con il meno del meno 4 diventa più, quindi più 6 per 4 24 fratto 2a, quindi meno 2 perché a vale meno 1. Quindi questa cosa qui adesso è uguale a meno 5 più o meno 25 più 24 fa 49, la radice di 49 è 7, fratto
meno 2. Quindi qui abbiamo x1 che è dato da meno 5 meno 7 fa meno 12 fratto meno 2, quindi viene 6. X2 è invece uguale a meno 5 più 7 che fa meno 2 fratto meno 2, 1. Ok? Quindi abbiamo... Ho sbagliato qualcosa? Ah no, sì che ho sbagliato. È 7 meno 5 che fa 2 fratto meno 2 fa meno 1. Ok, quindi abbiamo ottenuto queste due soluzioni per la x. Ora che vuol dire? Che devo andare a sostituire entrambe queste soluzioni una alla volta dentro. Ok? Quindi che cosa faccio? Dico che per x uguale 6, allora y che era uguale a meno x meno 2 sarà uguale a meno 6 meno 2, giusto? Vado a sostituire alla x il 6, quindi viene meno 8. E per x invece uguale meno 1, allora y uguale meno x meno 2 sarà uguale a 1 meno 2, quindi uguale a meno 1. Quindi a questo punto io ho ottenuto due soluzioni che sono due coppie ordinate di numeri. Ho ottenuto la prima soluzione che è 6 meno 8, la seconda soluzione che è invece meno 1 meno 1. Ok? Quindi una, ripetiamolo, è 6 meno 8, l'altra è meno 1 meno 1.